Cari amici, ben ritrovati con un'altra edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Questa è la prima edizione di oggi. Un comunicato stampa per Monfalcone, per Gorizia. Scrivere la terra, leggere la terra. Nel contesto del Festival Geografia inaugurato a Monfalcone il 23 settembre, venerdì 25 settembre c'è il viaggio intorno all'uomo, c'è un focus sulle paure che il futuro per il futuro con il filosofo della scienza Telmo Pievani nelle pieghe recondite della scrittura. Una scrittura noir con i romanzieri Massimo Carlotto e Veit Heinichen, attraverso paesaggi aspri e forti in Sardegna con Marcella Fois. Completa poi il programma della giornata il palinsesto di appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi, dalle letture mattutine nei cortili delle scuole dell'infanzia e primaria della città alla piazza di letture in cerchio di Damatra, fino agli appuntamenti pomeridiani in piazza Cavour. E adesso passiamo con le notizie nazionali. Chi autorizza il rientro a scuola di un bimbo dopo la malattia? Visite o autodichiarazione? Ogni regione quindi fa a modo suo. I pediatri dicono il problema sono le attese per i tamponi. Il decreto ministeriale 80/2020 parla esplicitamente solo della scuola dell'infanzia, dove la riammissione viene consentita previa certificazione del pediatra, ma nulla è previsto per gli altri ordini e gradi. La Federazione dei Pediatri ha scritto che servivano test rapidi, passano troppi giorni per il referto. Papa Francesco pensiona Becciu, resterà cardinale ma senza più diritti. Era finito nell'inchiesta sul palazzo di lusso a Londra. Terremoto in Vaticano, quindi il pontefice in un'udienza shock dimissione a uno dei porporati a lui più vicini, un ex nunzio che finora ha guidato la congregazione delle cause dei santi. Non potrà più essere membro dei dicasteri della Curia Romana né partecipare al prossimo conclave. Al centro c'è la vicenda dell'immobile della Santa Sede a Londra da oltre 200 milioni quando era in segreteria di Stato. I rivoltosi dell'ex Buet, se stiamo parlando di parlamentari, cari amici, basta con il caffè ciofeca, dicono, e va bene che non è più tempo di lusso sfrenato, che la crisi morde e c'è pure l'emergenza coronavirus, ma a palazzo c'è chi è pronto a fare le barricate per tornare all'antico con pasti degni di ristoranti stellati e trasporti al top della comodità, oltre che risparmi. Pagamenti elettronici, insomma c'è il piano cashless del governo, dal rimborso del 10% al super cashback da 3.000 euro per i primi 100.000. Il progetto per incentivare gli italiani a usare il denaro elettronico sarà promosso grazie ai 3 miliardi di euro l'anno stanziati dall'esecutivo. Chi partecipa all'iniziativa beneficerà in tre modi, come spiegano appunto fonti di Palazzo Chigi. Non sarà importante la cifra totale, ma il numero delle operazioni. 50 milioni di euro saranno distribuiti in premi con la lotteria degli scontrini. Movimento 5 Stelle e i tre scenari che Crimi ha presentato ai parlamentari, dal voto online per la leadership al percorso per gli stati generali. La riunione congiunta di deputati e senatori è stata convocata per parlare di riorganizzazione del movimento alla luce della sconfitta alle regionali e in vista del rinnovo della carica di capo politico. La maggioranza dei presenti ha scartato l'opzione di ricorrere alla piattaforma Rousseau e chiesto l'avvio di un percorso di condivisione dei temi con i territori. Nei prossimi giorni gli eletti saranno consultati via mail sulla roadmap da seguire. Il caso dei camici alla Lombardia, i PM scrivono che è diffuso coinvolgimento di Fontana. La moglie e il cognato erano consapevoli. Nella richiesta di consegna dei cellulari ai principali protagonisti del cosiddetto caso Amici, i PM scrivono a proposito del governatore che è evidente la volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti. Le Fiamme Gialle hanno acquisito copia dei dati sui cellulari dell'ex
dell'ex DG di Aria, degli assessori Caparini e Cattaneo, dell'ex compagna di Salvini e altri funzionari. Caso Suarez, anche il manager della Juventus Cherubini si interessò per l'esame farsa del calciatore e lui ad aver chiesto a Maurizio Oliviero un aiuto per far sostenere l'esame al giocatore, venendo indirizzato così all'università per stranieri. Il rettore ha detto che l'ho sentito con Paratici dopo il test. E Paratici parlò per pochi secondi dicendo che lo staff del calciatore gli aveva riferito di essere rimasto positivamente colpito dall'accoglienza ricevuta e quindi riteneva giusto ringraziarmi. Conte all'ONU dice l'azione sul clima alla base della ripresa sostenibile dopo la pandemia. Il Presidente del Consiglio ha parlato di transizione verso un'economia sostenibile e di posti di lavoro green durante l'High-Level Round Table on Climate Action, evento virtuale promosso a margine della 75esima Assemblea Generale dell'ONU. 5G, terminato il vertice a Chigi, consapevoli dei potenziali rischi, serve una strategia di indipendenza tecnologica in ambito europeo. Il confronto, inoltre, l'ha condotta a una condivisa valutazione positiva dell'assetto normativo di cui l'Italia si è dotato negli ultimi tempi, che appare ben strutturata, orientata alla definizione e prescrizione di standard di sicurezza molto elevati, idoneo a garantire anche un adeguato livello di protezione delle infrastrutture e delle reti di comunicazioni di rilevanza strategica. Fondi Lega a caccia ai 49 milioni e la finanza perquisisce gli uffici del comune di Bondeno, dal partito arrivati 900 mila euro. La perquisizione è stata ordinata nell'ambito del filone di indagine che riguarda il presunto riciclaggio di 49 milioni di euro ottenuti dal Carroccio come rimborsi elettorali. Secondo gli investigatori, attraverso un conto aperto da Francesco Belsito, quasi 1 milione di euro era stato trasferito alla Lega regionale dell'Emilia-Romagna, che a sua volta l'avrebbe rimessa come donazione al comune feudo del partito di Salvini. Con questo è tutto, cari amici, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.